Onorevole Vandaferro, quattro riforme importantissime per l'Italia, sta mettendo in piedi questo governo Meloni. Beh, quattro riforme che riguardano la giustizia, che riguardano il fisco, ma sono quattro delle tante riforme per le quali si sta andando avanti. Pensare al presidenzialismo, pensare ovviamente all'autonomia differenziata, non per come è stata raccontata, ma per come abbiamo blindato rispetto alla necessità che ogni passaggio avvenga in Parlamento, considerata che l'autonomia è stata fortemente voluta dall'attuale PD che oggi la contesta in Costituzione, che sarà attuata, che se non avrà passaggi in Parlamento rispetto ai paventati referendum significherà che il Mezzogiorno non avrà tutela, un euro al Nord deve corrispondere a un euro al Sud, i servizi del Nord devono corrispondere a tutto ciò che noi daremo ai cittadini nel Mezzogiorno d'Italia, una giustizia giusta, veloce, che sia all'altezza di questi nostri tempi, dove spesso le vittime non hanno il riconoscimento di essere state vittime, ma nello stesso tempo di quella giustizia che deve avere dei capisaldi rispetto, insomma, a quella che è la nuova normativa. A questo si aggiunge il presidenzialismo, un governo che sia stabile per 5 anni, che non sia frutto di logiche chiuse nelle stanze del potere, ma che sia volontà del cittadino, espressione libera e nello stesso tempo, insomma, la volontà di stare tra la gente, di raccontare ciò che stiamo facendo nelle piazze, nelle strade, in tutti i luoghi dove non bisogna mai dimenticare in qualche modo che sono stati i luoghi che ci hanno deputato la fiducia per essere oggi al governo di questa nazione, che ci hanno riconfermato fiducia nelle ultime europee, che siamo convinti essere la forza trainante di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia, un partito che qua in Calabria sempre più in prima linea. Beh, sempre più in prima linea, con quella logica di un partito dove la militanza, dove quel senso di orgoglio, di appartenenza ad una comunità umana diventa fondamentale, aperte anche a nuove ovviamente entrature, ma con quel regime, fra virgolette, inteso come regole, non come regime. Per i quali, insomma, ognuno potrà fare quel percorso, potranno fare quel percorso che tutti auspichiamo, sia la militanza tra la gente e i cittadini sui problemi, sulle idee, sulla volontà di costruire non clientela, ma la possibilità di quella Calabria che vogliamo raccontare, una Calabria positiva, una Calabria bella. Grazie.